Fervono i lavori per la candidatura a Patrimonio Universale UNESCO della Sinclinale Camerte. Ad occupare questo spazio geografico ricco di significati sono 8 comuni: Camerino, Castelraimondo, Pioraco, Gaiole, Matelica e Sanatoglia, Cerreto Desi e Fabriano. Un territorio con paesaggi spettacolari che costituisce un patrimonio storico unico di saggia ruralità. Per studiare e raccogliere dati su questo unicum paesaggistico, il Centro Studi Luglio 67, formato da ricercatori e cultori provenienti dagli 8 comuni, ha dato vita ad un complesso di esperti che sta individuando tante singolari omogeneità. Lo scopo è quello di rendere concreta la candidatura del paesaggio vitivinicolo del Verdicchio di Matelica nella Sinclinale Camerte a Patrimonio Mondiale dell'Umanità. La professoressa Elisabetta Torregiani è vicepresidente del Centro Studi Luglio 67. È un'associazione di volontariato che si è costituita per portare a conoscenza di tutto il mondo, diciamo così, di un territorio molto molto particolare e unico nel suo genere, cioè la Sinclinale Camerte. La Sinclinale Camerte è composta da 8 comuni che si sono uniti insieme, appunto ogni comune è rappresentato da una persona nell'associazione Luglio 67. E che cosa stanno facendo queste persone? Stanno promuovendo appunto questo territorio. Perché? Perché questo territorio è unico e si vuole farlo diventare candidare a patrimonio UNESCO. Ma capite bene che per candidarsi a patrimonio UNESCO prima bisogna farlo capire almeno ai cittadini che sono e che vivono in questo territorio. Quindi sono stati fatti convegni, convegni a Camerino, convegni a Castelraimondo e a Cerreto Desi. Si stanno facendo altre attività di promozione proprio di questa particolarità. Raimondo Turchi è presidente del Centro Studi e convinto animatore del progetto. Noi qui ci troviamo nell'affaccio della Rocca del Borgia che guarda la Sinclinale Camerte, questa particolarità geomorfologico, climatica e ambientale unica nel suo genere in Italia e nel panorama europeo stesso. Il 5 maggio prossimo, con 2 sessioni di lavoro, segnatamente la prima sessione incentrata sul mondo del terzo settore e del volontariato, la seconda sessione di lavoro nel pomeriggio del 5 maggio, incentrata sulle attività produttive, proprio per dare alle nostre popolazioni, alle attività produttive che abbiamo numerosissime nell'ambito degli 8 comuni, una dimensione e la particolarità che investe essere candidati di un sito che sarà patrimonio mondiale dell'umanità. In questo contesto riteniamo opportuno valorizzare con un manifesto unico degli eventi della Sinclinale quelle manifestazioni popolari che vanno dal sud di Camerino, dove c'è il Palio della Spada, al nord di Fabriano, dove c'è il Palio di San Giovanni Battista, passando attraverso la festa dell'uva di Cerreto Desi, l'infiorata di Castelraimondo, passando attraverso il Face Off di Matelica, cioè Sanatoglia, Pioraco, Gaiole, tutti i comuni concorreranno a questo manifesto. Questo la mattina del 5 maggio. Il pomeriggio del 5 maggio invece saranno le attività produttive numerosissime e millenariamente presenti nel nostro territorio, che vanno dalle cartiere, quindi Pioraco, Castelraimondo, Fabriano, alle attività metalmeccaniche, quindi Castelraimondo, Matelica, Fabriano, dicevo da millenni presenti nel nostro territorio, che certamente legano il tessuto connettivo socio-economico che ci rappresenta.